devi stare in fondo, anche perché dopo sentono meglio, ecco. Direi che ci sono dei posti anche qui davanti. Prego, prego, Cecilia. Volati. Cordiale saluto a tutti gli intervenuti, al vice sindaco Alberto Casadei, che ci onora con sua presenza in rappresentanza dell'amministrazione comunale, alle gentili signori, ai nostri accademici ed in particolar modo a quegli amici accademici che assiduamente frequentano questi nostri incontri di cultura. Un particolare saluto vada al nostro illustre ospite, Monsignor Professor Piero Altieri, sulla cui dotta fama di studioso e di docente vi parlerà il nostro Presidente. Il mio compito si limita a tenervi al corrente di quella che è la nostra attività accademica, attività sempre più impegnata e sempre più estesa alle iniziative che riguardano la cultura in generale ed in particolare anche i giovani. Per questi ultimi dobbiamo riferirvi che il giorno 13 aprile si è svolta la prova scritta del concorso di lingua latina giunto all'ottava edizione, istituito dalla nostra Accademia nel ricordo del suo vicepresidente e docente di lettere, professor Giorgio Manoni. Affluenza di partecipanti sempre in crescendo rispetto alle precedenti edizioni. L'Accademia e Savignano in quella giornata sono stati davvero invasi da centinaia e centinaia di giovani, accompagnati da professori, genitori ed amici che hanno voluto con grande interesse, tra l'altro, prendere conoscenza di questa nostra prestigiosa sede. La giornata della premiazione dei vincitori di questo concorso si terrà in questa sala domenica 8 giugno, tra poco più di un mese. Completeremo la nostra conoscenza su Giosuè Carducci, segretario prima e presidente poi di questa nostra Accademia, in occasione della conferenza che una nostra dotta e molto nota conoscenza, qual è il nostro accademico onorario, professor Antonio Piromalli, dell'Università di Montecassino, domenica 11 maggio, sempre in questa sala delle conferenze. Parlerà su Carducci, la scuola romagnola e la nostra Accademia, un argomento interessante che incuriosisce più che mai. Dopo il successo del pittore Severino Guidi nello scorso anno, la Rubicon Accademia dei Filopatri in questa sala, come per Severino Guidi, da giovedì 1 maggio a giovedì 8 maggio, ospiterà in orari continui nei giorni festivi e spezzati nei giorni feriali una interessante mostra di un artista savignanese d'adozione. Si tratta del pittore Luciano Pugnali, concittadino che gli amici e gli estimatori chiamano Caravaggio. Il nome attribuitogli quasi scherzosamente di fatto si avvicina
senza troppo deturpare la maestà infinita dell'arte pittorica del Caravaggio vero. Vi assicuro che l'arte pittorica di Bugnali, riproducente le opere, quelle vere dell'antico maestro, non si allontanano visivamente, seppur neppur tanto, da quelle originali. Per questo e per amore vero all'arte che nutre il nostro Luciano Bugnali, altrettanto scherzosamente ama definire le sue tele, da Caravaggio in poi, falsi d'autore. Questo è il titolo della vernice che si aprirà ufficialmente in questa sala, sin dal 1° di maggio, ma con un cordiale e affettuoso party che il maestro offrirà ai visitatori soltanto sabato prossimo, 3 maggio, alle ore 17, quindi un'inaugurazione ufficiale, alla quale siamo e siete tutti invitati. Ed ora la parola al Presidente Senatore Cappelli. Un cordiale saluto a tutti, e oggi ci accendiamo ad ascoltare un carissimo amico, prima che tutti gli altri titoli che poi dopo dirò, vorrei che appunto ci soffermassimo su questo titolo, un carissimo amico di tutti noi, perché il signore Piero Ulteri è noto a tutti ed è conosciuto dall'ambiente generale, oltre da un sacco di gente. Al di qua e al di là del Rubicone. E non stiamo a dire quale. Non è storico. E dicevo, il signor Piero Ulteri è stato definito un uomo di grande cultura. Ed è vero, perché è laureato in teologia, in diritto canonico, in filosofia e insegna storia e filosofia nel liceo classico Monti di Cesena. È socio della Società Studi Romagnoli, è socio fondatore del Centro Studi e Ricerca Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate ed è autore di varie monografie di carattere storico, perché tra l'altro ha collaborato alla storia della chiesa di Cesena e al volume che deve uscire in questi giorni dell'Ecclesia San Vicini, alludendo al protettore della diocesi di Sarsena e Cesena. E questi sono alcuni aspetti della sua attività, ma ce ne sono degli altri che direi che si collegano a questo, ma sono certamente ben importanti. E Prato dirige il settimanale diocesano Corriere Cesenate, un giornale che, come ho detto prima, è un giornale diocesano, ma che io, che sono un attento lettore di questo, dico che si eleva un po' dal ristretto ambito di cui si chiudeva una volta il giornale diocesano. È certamente uno dei migliori settimanali diocesani che entrano in Italia, e questo credo che debba essere sottolineato. Scusi, senatore, io la devo ringraziare per questo spot non concordato. Però ho messo un attimo davanti, perché così poi il problema. Il problema è poi anche questo. Ecco, poi continuo, perché mi ha detto Martini di farla corta e invece la faccio un po' lunga. E anche il presidente in Canning, cioè prenderà la carica nel 1° luglio dell'Ottico Cuore di Cesena, ed è capellano conventuale del giornale militare Ordine di Malta per la delegazione di Romagna. Ma come dicevo, soprattutto è un uomo attentissimo ai problemi della nostra gente, ai problemi del nostro territorio, e io proprio lo voglio ringraziare, perché era da un pezzo che gli stavamo dietro per fargli fare questa conferenza, devo dire. Comincio adesso i dati negativi, che sono non meno numerosi di quelli positivi, tanto per fare la pare. Diceva da un pezzo che io lo sollecitavo, lui mi rispondeva sempre una cosa che è vera,
che i suoi impegni pastorali la domenica non gli consentono certamente di essere un frequentatore assiduo dell'Accademia e quindi anche un conferenziere. Però questa volta è accettato, noi lo ringraziamo veramente di cuore, anche perché sappiamo che ha fatto per questo sacrificio, perché la domenica per i sacerdoti è un giorno particolare. E oltre all'oratore, questa volta la conferenza si caratterizza anche per il tema. Il tema Genesi, storia dell'ethos europeo. E qui adesso sentiremo poi cosa ci dirà, ma io voglio sottolineare che l'argomento è anche attuale, perché in questi giorni, in queste settimane, si sta portando avanti l'allargamento dell'Unione Europea con tutti i problemi che questo fatto di grande rilevanza comporta, e fra cui anche quelli di trovare una base solida e unificante di tutti questi popoli. E credo che da quello che dirà il signor Pierottieri verrà fuori anche questo, per cui gli do subito la parola e lo ringrazio di nuovo. Vicino, perché si mette un sito, mi dicono. È il caso. C'è la signora Cappelli che è incaricata di avvertirmi se l'intensità della voce. Bene, intanto sbalzerei il campo da un'audizione. È dato per assodato ed è uno dei meriti imprescindibili dell'Accademia che cittadini di Salignano o no, tutti quanti tuttavia ci sentiamo cittadini d'Europa in quanto facciamo riferimento a Savignano sul Rubicone. Ma detto questo, ecco, inoltriamoci per cercare di capire cosa significa questo risuonare così sempre più frequentemente e spesso anche con toni polemici, siamo cittadini d'Europa, apparteniamo all'Europa, l'Europa si sta allargando, l'Unione Europea si sta dotando, se le speranze non andranno deluse, presto, ci si augura che sia questo avvenga durante il semestre di presidenza affidata all'Italia, si sta dotando di una Costituzione nella quale riconoscersi e a partire dalla quale promuovere sempre più con forza ed energia la propria identità che pone questo antico continente non al di sopra degli altri, ma con una responsabilità tutta particolare nei confronti di tutta la vicenda politica che coinvolge il globo intero. Vale la pena allora forse, spero così, di essere utile a me e a voi, ecco, con queste riflessioni, cercare di riscoprire, perché è un ripercorrere un cammino che certamente abbiamo già percorso o ripercorso, cercare di recuperare cosa significa, ecco, questo termine Europa. Innanzitutto partiamo da un'affermazione scontata, ecco, non è la geografia che definisce l'Europa, come per esempio viene subito da concludere lo è per le Americhe, come dicevano i nostri emigranti che andavano oltre l'oceano, come lo è per l'Australia, certamente questo zatterone nell'emisfero meridionale è tutto così ben configurato, per cui ecco, la geografia ne delimita esattamente l'identità. Questo non è per l'Europa. L'Europa, se la storia che l'ha configurata si fosse svolta in termini diversi da quelli in cui realmente sono accaduti,
avrebbe potuto essere, la CICI avrebbe potuta considerare un appendice, quasi una proboscide del grande continente asiatico che si proietta verso Occidente. Cos'è allora che ha definito l'identità del continente europeo, onde cui noi ci chiamiamo, con una bellissima espressione dovuta a un monaco benedettino, sulle soglie ormai dell'inizio del secondo millennio, onde ci chiamiamo gentes europeenses, cittadini d'Europa. Allora ecco, non è la geografia, ma è la storia. È la storia, le vicende storiche, nella loro complessità, che hanno definito e definiscono questa realtà che noi chiamiamo Europa. Allora, ecco, è importante, non tanto perché sollecitati dal mercato comune europeo o dai processi della globalizzazione, che so io, mettiamoci anche Bin Laden che lo sta contrastando, è importante allora, ecco, recuperare quelle che sono le radici storiche. Le radici da cui è partita, ha avuto inizio questa vicenda storica, questi avvenimenti che hanno appunto configurato e definito l'identità dell'Europa, l'ethos europeo. E allora ecco, bisogna, non per una scelta di comodo, di compiacenza, ma è la storia che questo ci impone, bisogna allora risalire a quegli avvenimenti che hanno in un certo qual modo dato inizio non alla configurazione geofisica del continente europeo, ma alla storia dell'Europa. E allora ecco che dobbiamo tornare molto indietro nel tempo e portarci quello che potremmo considerare una situazione geografica ai margini dell'Europa. E cioè portarci, ma è là che ha cominciato a pulsare il cuore storico dell'Europa, portarci cioè in quell'ambito che noi chiamiamo, dobbiamo chiamare la Grecia, la storia degli antichi popoli della Grecia. E proprio le andiamo a incontrare in un momento particolarmente drammatico che ha scandito in maniera epocale la storia degli antichi popoli della Grecia. E cioè al tempo delle guerre persiane. Starei rischiando di dire anche qualche data, ma pur essendo insegnante di storia e filosofia, compresa la mia data di nascita, che evidentemente devo ricordare, altre sei, quindi non mi arrischio, ma semmai 490-480 ante Cristo nato. La Grecia, il popolo dei Greci, la Grecia che si è configurata secondo quegli ordinamenti che noi poi abbiamo chiamato democratici, la Grecia che ha vissuto e vive nella pienezza delle proprie energie spirituali, culturali ed anche mercantili, imprenditoriali, è minacciata. Incombe su di lei la minaccia di quel colosso monolite che è l'impero persiano, che da tempo ha messo gli occhi ingordi su queste province di cui tanto bene si dice. L'impero persiano che decide a un certo punto l'invasione del Kuwait, non so come dire, ecco, annettere la Grecia per farne un'ulteriore satrapia, provincia del grande impero. E allora ecco come hanno reagito e come reagiscono i greci. Sì, noi sappiamo e gli storici ci hanno detto come sono andate le cose, come i persiani li abbiano, nonostante la loro potenza militare, le abbiano buscate e buscate sonoramente. Ma che cos'è che ha consentito ai greci di resistere, loro un piccolo popolo,
resistere alla potenza dei persiani, perché diciamolo subito, se fosse andato a segno, ma la storia non si ricostruisce, ne raccoglie, se fosse andato a segno il progetto della Persia, ecco che allora l'Europa, o almeno quella parte dell'Europa che si affacciava sul Mediterraneo orientale, altro non sarebbe stato che appunto un'ulteriore provincia del grande continente asiatico. Ecco perché mi rifaccio, è importante rifarsi a questi avvenimenti che di per sé dicono e non dicono, ecco, lontani nel tempo. Ma cosa ci fu in gioco con le guerre persiane, con la vittoria dei greci? E allora ecco, mi permetto di citare, e chiedo scusa ad alcuni miei alunni che la sentono questa citazione, ripetere 28ª volta, beh insomma perché, e mi permetto di citare, traducendolo un po' così alla buona, una delle prime pagine della tragedia di Eschilo, i persiani. Naturalmente Eschilo dà voce a quella che era l'autocoscienza che i greci avevano di questa storia che ormai era alle loro spalle. E allora ecco, abbiamo questa scena che vede arrivare, e bisogna dire trafelato, alla corte un messaggero che proviene dal campo di battaglia. Ad accoglierlo, a incontrarlo, la regina madre. La regina madre dell'imperatore Serse, del re dei re Serse. Lei ha già saputo come le cose siano andate male per i persiani, però subito è una mamma, regina o non regina, è una mamma, quindi la prima notizia che chiede cosa ne è di Serse mio figlio. Ecco la risposta allora del messaggero trafelato: Serse il mio re è vivo, o mia regina. E lei che incalza: ma come è mai stato possibile che la potenza dei persiani sia stata vinta e soggiogata da un piccolo popolo come il popolo dei greci? E allora ecco il messaggero, che evidentemente dà voce a quella che era l'autocoscienza dei greci, il messaggero che lì aggiunge: sì, mia regina, un piccolo popolo, il popolo dei greci, ma un popolo di uomini liberi. Ecco, allora, espresso con molta forza ed energia, quella che è stata l'energia che ha reso i greci capaci, funziona, reso capaci, vabbè, comunque lo dico, se ne parlo. Sono costretto a pagare perché me ne trattengono. E allora, alla fonte, e cos'è che ha reso capaci i greci di fermare questa minaccia che incombeva su di loro? Una minaccia che, incombendo su di loro, avrebbe messo fuori campo quel progetto di civiltà, di cultura, che poi si sarebbe esteso, come andremo a vedere, a tutto il continente, che già allora prendeva nome dalla mitologia di Europa. L'energia, ecco, che ha mosso i greci a mettere da parte un po' con i cagnarotti, i greci sempre a far botte gli uni contro gli altri, però in quel momento era l'ethos che li definiva, che era in pericolo, che era minacciato. E allora hanno fatto fronte comune e sono riusciti a resistere. Ma cos'è che li ha mossi? Ecco allora, possiamo dire, riecheggiando appunto questa pagina di Eschilo, i greci che si sono battuti contro l'arroganza dei persiani hanno attinto dalla propria interiorità le ragioni, la forza, l'energia per battersi. Mentre sempre esemplificando in maniera un poco troppo schematica, mentre il colosso dei persiani, tu non finiva mai a passare, tanto, eppure, mentre
a muovere il colosso dei persiani, a partire dallo Shensha, dal re dei re all'ultimo dei invocatori al remo o quant'altro, era un unico principio, perché siamo di fronte a una identità monolite. Quindi gente che vive ciascuno nel suo ruolo, ma non attingendo la propria interiorità, ma riconducendosi a un unico principio, la grande Persia. Invece no, erano i greci. E cos'è che ha reso capaci i greci di attingere alla propria interiorità? Ecco allora, forse anche per ragioni di pane quotidiano, ecco, mi guadagno da vivere così insegnando storia e filosofia, ma non penso sia soltanto per questo motivo. Ecco allora, cos'è che ha alimentato nel cuore, nel profondo dei greci, dei popoli della Grecia e dei singoli cittadini delle polis greche, questa energia profonda, questa coscienza profonda. Ecco allora tutto un loro modo di vivere, ecco, ma soprattutto ecco la componente, la filosofia. Filosofia che è una avventura intellettuale peculiare e originale e unica dei greci. Le altre grandi civiltà hanno saputo produrre, creare ben altro, le autostrade del tempo, l'edilizia e le darci, i porti, che so io, cose che magari i greci non erano stati capaci, però ecco, i greci nel profondo ecco della loro coscienza hanno saputo un bel te a un certo punto sottrarsi all'ipoteca che tutti avvolge nella storia, l'ipoteca della mitologia, del mito. Perché intendiamoci bene, siamo interessati a come va la borsa valori di New York, di Wall Street, che so meglio, a come andranno le elezioni o che altro, però oggi, ieri e sempre, al di là delle responsabilità che ci sono state affidate, ciascuno poco poco che si faccia pensoso, si pone ben altro di domanda. E allora ecco il senso della vita, il destino dell'uomo. Ha un senso questo cosmo in cui viviamo? Ha un senso la responsabilità? Allora ecco che a queste domande da sempre, no? L'uomo, l'umanità, gli uomini appena hanno cominciato a camminare ritti, appena abbiamo testimonianze dell'Homo sapiens sapiens, vediamo che potremmo chiamarlo Homo philosophus, certamente Homo religiosus, cioè si pone delle domande e anziché cercare la risposta al di fuori, nel mito, ecco il greco, ecco la filosofia. Cercare di scoprire nella propria interiorità, attingendo ai lumi, al lume, alla forza della ragione, il senso, cioè la risposta alle domande che più contano. Ecco allora, certo, un piccolo popolo, il popolo dei greci, ma un popolo di uomini liberi, un popolo di uomini che hanno scoperto, che venivano riscoprendo, pur con tanta fatica e contraddizioni, la verità dell'uomo. Stiamo annotando o riannotando quelle che sono appunto le radici, o se vogliamo le fondamenta, che ancora oggi dobbiamo cogliere e sottolineare ed evidenziare se veramente vogliamo vivere non nell'incertezza di un crollo che può tutto travolgere, ma in una casa
solidamente costruita e semmai anche restaurata. Ed ecco la grande avventura della filosofia. Filosofia che poi si è trasformata e tradotta nelle immagini di bellezza, no? Che hanno ornato e arricchito e l'arte, la scultura, un po' meno la pittura, ma la grande letteratura, l'architettura, la grande letteratura del mondo greco. Quel mondo che poi evidentemente, come ben sappiamo, era venuto dilatandosi ben oltre quella che noi oggi consideriamo la penisola della Grecia che si affaccia nel Mediterraneo orientale, onde poi parliamo di Magna Grecia, onde parliamo, ecco, delle colonie che i greci a oriente della penisola da cui provenivano avevano costruito, organizzato a ridosso col mondo persiano. E quando anche poi, e tutto questo diventa patrimonio, patrimonio che al di là delle vicende storiche che poi seguono e cui faremo un rapido cenno, riferimento, è un patrimonio che ormai la penicillina una volta inventata, oddio, si tratterà di arricchirla ulteriormente quando poi emergono dei virus o dei batteri, me ne so, ecco che però una volta inventata diventa patrimonio di tutti, ecco. Ecco perché torniamo là, non per un viaggio turistico sponsorizzato da un'azienda che vuole portare in giro i propri clienti, no, no, perché è là che sono le nostre radici. Ora, quando poi, questa storia che ben conosciamo, la democrazia greca è entrata in crisi, e questo riferimento, questo cenno dovrebbe farci pensosi anche per noi oggi, è entrata in crisi per motivi all'interno, ma è entrata in crisi perché poi la porta grossa era data nella realizzazione del suo progetto di monarchia universale Alessandro il Macedone, Alessandro Magno. Tuttavia, ecco che le città, non più la città-stato, i greci non più cittadini appartenenti alla propria città, ma sudditi di un sovrano, l'agorà non è più luogo che risuona, vabbè, si parla dell'Inter, del ma che risuona per un dialogo che spesso è anche scontro, ma che ha in gioco la partecipazione alla vita della polis. Nell'agorà sì, si discute ancora, si parla, ma non della gestione del potere, perché al massimo, con Alessandro e poi con i dialoghi che gli succedono, nelle città, nell'agorà, nel centro storico, diremmo, delle antiche città della Grecia, del mondo greco, non risuonano più le voci dei leader dei partiti o di chi, insomma, ecco, si appresta a una competizione elettorale o a mettere sotto accusa chi è accusato di aver mal governato. Di tutto si parla, ma non di ciò che veramente aveva dato voce alla grande e stupenda avventura, no? Che aveva costruito, a partire da questa verità profonda dell'uomo, la polis greca. Sì, risuona, ogni tanto arriva il messaggero più o meno trafelato, comunque l'araldo che dice udite, udite, e bisogna stare zitti perché altrimenti, ecco, quando è l'araldo che veniva a comunicare quanto era stato deciso al Palatium. Non è più nella città che si decide, altrove. E allora udite, udite cosa è stato deciso per il vostro bene, che sia poi il vero loro bene o comunque vi piaccia o no, così è stato deciso. Tuttavia, ecco, volevo dire questo, nonostante, ecco, la crisi politica, tuttavia, ecco, questo patrimonio culturale, addirittura con il progetto di Alessandro, viene dilatandosi. Perché, e non a caso, aveva avuto come istitutore, come si dice, educatore, pedagogo, aveva avuto un grande dei filosofi della Grecia,
Aristotele. E allora ecco che Alessandro vuole, sì, capisce bene che non è sufficiente la forza delle sue falangi a compaginare, ecco, questa monarchia universale che deve poi coincidere con l'oicumene, il mondo abitato, almeno dei suoi progetti. Poi a un certo punto lo costringono a tornare sui suoi passi, ma è convinto che ad amalgamare popoli così diversi, così di tradizione, lingua, religione, ecco, così molteplici, occorrerà, ecco, un patrimonio culturale. Ed è questo patrimonio culturale che lui ha conosciuto proprio alla scuola di uno dei grandi filosofi dell'antica Grecia, della Grecia, e cioè appunto Aristotele. Oltre questo progetto, che ben presto con la morte di lui va, come dire, a essere soppiantato, nel frattempo, ecco, un'altra potenza si affaccia sul Mediterraneo. Ecco allora Roma, da villaggio, da urbe a orbe, con tutto quel che è stato detto e continua ad essere riecheggiato in questa antica e privilegiata accademia, perché si dice e si deve dire di Roma, ma certamente, ecco, quelle radici culturali che noi abbiamo individuato, nate e cresciute nell'antico mondo greco, vengono dilatandosi attraverso tutte queste vicende che noi ben conosciamo e che è inutile ripetere. E allora ecco che, anche da un punto di vista geografico, l'Europa, oltre il mito che la definiva, diventa, ecco, la terra, non più la terra dove occide, dove tramonta il sole, l'Occidente, ma diventa una terra abitata, vissuta da una storia che ha un desiderio profondo, pur sempre contraddetto dagli egoismi, dai particolarismi, di, ecco, forgiare la propria identità in questa luce, appunto, che siamo, ho cercato di evidenziare. Ed ecco che arriviamo a quello che poi noi abbiamo definito l'anno zero. Ecco allora l'impatto, spesso anche violento, drammatico, di questa realtà che ha dato identità a tutti i paesi, le terre, i popoli che si affacciano su tutto il Mediterraneo. L'impatto con l'avvenimento cristiano. E a questo punto, ecco, ebbene, in questa modesta, ma insomma, mi pare, spero, non inutile rivisitazione storica, è importante soffermarci. Allora, vedere cosa è avvenuto a questo punto nello sviluppo, nella storia dell'ethos, appunto, che definisce l'identità, onde ci chiamiamo gentes europeenses. Ecco allora l'impatto con l'avvenimento cristiano. Noi sappiamo che il cristianesimo è un avvenimento di fede, quindi una proposta di salvezza, un vivere oltre il tempo, oltre la storia, però è un avvenimento che, una volta coinvolto la persona che incontra lui, il Signore, Cristo Signore, un avvenimento, una fede che si fa cultura, che si fa cultura. Ecco allora perché, ecco, questo ulteriore capitolo di questa storia della identità dell'Europa. E qui, anche per fare omaggio a qualcuno, non so, comunque, vale la pena di tornare a citare il Benedetto Croce, Don Benedetto. E diciamo subito, citare il Don Benedetto, chiamavano così, vero? Benedetto Croce,
che non era un cristiano nel senso di credente. Questo non lo dico mica per imputargliela, no. Ma ecco che a un certo punto, un certo momento drammatico della sua vita, ma ancor più della storia dell'Europa, scrive quell'appello, lo pubblica nella sua rivista, La Critica. Siamo nel novembre del 1942, perché non possiamo non dirci cristiani. Lui che non era cristiano, nel senso che non andava a messa, mi capite, ecco, perché insisto. Perché non possiamo non dirci cristiani? Dunque siamo in un momento drammatico. Sembrava, almeno le notizie che arrivavano, c'era già la Radio Londra, o comunque che riuscivano a filtrare, oltre la censura, sembrava che le notizie che arrivavano sembravano dare ragione ai progetti di Hitler, del nazismo. Sì, veramente in quei giorni, ma dopo l'abbiamo capito dopo, l'abbiamo saputo dopo. Veramente le sorti della guerra, del secondo conflitto mondiale, derivano proprio capovolgendosi, perché siamo ormai, nei giorni di Elena Main, nei giorni di Stalingrado, e poi presto la battaglia delle Bibbie a metà fra dell'oceano Pacifico. Però in quel momento sembrava davvero che il progetto di Hitler avesse avuto definitivo successo attraverso la vittoria, ecco, delle forze armate naziste, con la collaborazione, come sappiamo, disgraziatamente, ecco, del regime fascista in Italia. Ora, ecco, questo appello alla resistenza. Croce non dice mica, prendiamo su e portiamoci sudditi del sindaco di Sassina in quel di Ranchio, per poi prendere a scoppiettate, perché ancora non erano sensi, insomma, ecco, alla schiena o anche di petto, i tedeschi o altro. La resistenza, cioè rendiamoci conto del come sta avendo successo, e sto citando Croce, questo processo di imbestiamento, una parola cruda, anche lui poi forse l'aveva evocata, tratta da un autore che era suo conterraneo, tanto caro, che mi aveva spiato, che era Battista Ricco. Noi diremmo processo di imbarbarimento, ecco. Perché processo di imbarbarimento? Ma perché al di là delle operazioni della guerra lampo e di quant'altro ancora, cos'è che c'era in gioco? Qual era la carta, ecco, che Hitler e chi con lui, naturalmente, ecco, aveva messo con forza sul tavolo, sul tappeto? Ridare all'antico continente una nuova, per lui, Hitler, la primigenia identità. Non si tratta di conquistare colonie o altro, come faceva, allora la si chiamava la perfida Albione, vabbè, insomma, lui diceva, sì, adesso chiedo scusa, ma io ho una certa età, quindi ricordi, Inite nel progetto, certo che lui ha conquistato, ma non con, si direbbe vero, con un termine un poco equivoco, o che può indurre a equivoci, una politica imperialistica. No, no, lui deve ricostituire nel suo delirio, ricostituire quello che è la terra dove i biondoni tedeschi hanno vissuto da protagonisti nelle loro origini. Ecco allora la riconquista territoriale, l'eliminazione, la sottomissione di chi deve essere al servizio di chi solo ha la responsabilità di vivere da protagonista nella storia, i biondoni tedeschi, un genere di biondoni tedeschi, ma noi possiamo anche permetterci, è giusto per divagare un poco, e con la eliminazione di chi non poteva per definizione essere integrato in questa recuperata identità. Ecco perché, guarda, i lager,
Ecco perché, e non si tratta soltanto di rimuovere, distruggere il popolo ebreo, ma quant'altri sono considerati incompatibili con la ricomposizione di questo progetto, di questa identità originaria. Ecco perché subito non solo c'è la persecuzione razzia, non l'olocausto, i lager che si aprono, perché? Per accogliere chi? Per sterminare chi dopo avervi strizzati ben bene e utilizzati in tutte le occulti di energie? Quanti soldi potevano per definizione ecco, essere di ostacolo? Perché, ecco, bisogna tornare alla storia primigenia. Quella storia che era stata poi mistificata, infinata, prima dalla colonizzazione romana. Poi, dall'avvento del cristianesimo. Piccolo particolare, conosciutissimo. Quando un ragazzo o una ragazza tedesca chiedeva di iscriversi, di appartenere, per appartenere alla Hitlerjugend, doveva dichiarare per iscritto che se fino a quel momento aveva avuto rapporti con una comunità, una chiesa perché in Germania, la chiesa cattolica o le chiese della Riforma, da quel momento doveva interrompere il proprio rapporto. Sì, d'accordo che siccome durante il Medioevo poi i popoli tedeschi sono tornati protagonisti sulla scena europea, dai Goti di Teodorico, Franchi e quant'altri ancora, ecco allora che sul piano storico, pensiamo al fascino che ha sempre esercitato su di lui Hitler e sui nazisti, insomma, no? Oltre che su tutto il popolo tedesco e su tutti noi, intendiamoci, la musica di Wagner, che recuperavano soltanto l'oro del nero, del Reno, ma anche le avventure di Parsifal, Percival, come dir si vuole. Ma Parsifal non è questo personaggio che va alla ricerca del santo grado. Sì, al di là della metafora, è il popolo tedesco che finalmente è nella condizione di ripristinare la propria condizione primigenia. Allora, in conclusione, c'è questo processo che Benedetto Croce chiama di investimento, quindi di stravolgimento, ecco, di quello che è l'ethos, l'identità dell'Europa. Non si tratta semplicemente di dire siamo sudditi di, dobbiamo pagare più tasse a o che altro. No, no. Il tentativo è di modificarci, di modificare l'Europa nel suo più profondo. E chi non ci sta, non ci sta. E chi non può starci, fuori. Oh, chiedo scusa, ma è quelli che non mi entusiasmo. Ecco allora perché Benedetto Croce dice perché non possiamo lì. Per questo appello all'intelligenza europea, sì, lui snobbava un po' gli erbivendoli o le massaie, comunque l'intelligenza, questo appello all'Europa, appello a resistere a questo processo di, appunto lui lo chiama, di investimento. E allora questo appello, come, se non vuole essere là, a quali forze si può attingere? Ecco perché non possiamo non dirci che dobbiamo ritornare alle nostre radici. Dobbiamo ritornare alle nostre radici, altrimenti non saremo capaci di resistere a questo processo di investimento. Ecco perché, come i greci erano stati capaci di resistere all'arroganza del potere dei persiani, appunto attingendo a quella forza interiore che avevano scoperto e rilevato. Ecco il perché non possiamo non disistare. Allora, allora ecco che proprio in questi giorni, il Presidente ne ha fatto un cenno, siamo quasi, speriamo, alla vigilia della conclusione dei lavori della convenzione di questa commissione incaricata di redigere questa bozza, una bozza di costituzione
che poi dovrà essere approvata dai governi degli stati membri dell'Unione Europea, e qualcuno dice rimandiamola a che possano approvarla anche gli stati che recentemente sono stati ammessi, ecco, diciamo così, con parola impropria, all'Unione Europea. Ah, ecco il dibattito è cosa mettere, ecco, in questa carta costituzionale. C'è chi, ieri dei Giacobini di Francia, qui ha dato voce, non è nessuna colpa, non si tratta di parlare, direi, quindi, ecco, il presidente della Convenzione, Giscard d'Estaing, ecco che ha detto, beh, facciamo una semplice elenco dei diritti, poi questo può servire al dottor Turci in quanto deve predisporre le strategie per invigilare sull'ordine pubblico e il traffico eccetera nella media valle del Savio, ma l'elenco dei diritti, certo, ma cosa significa dire che questo ha valore, insomma, sì, 10, se poi a fondamento, adesso mi esprimo come posso, di questa cifra 10 non c'è, non dico le riserve auree, ma insomma una ricchezza prodotta che, per cui non è un semplice pezzo di carta. Allora, se noi nella Carta Costituzionale facciamo un semplice elenco di diritti, il giorno dopo che la Zaira o la regina d'Inghilterra, o se volete anche il Papa che è andato di traverso nei suoi pensieri, lo mette in discussione. Ora, intendiamoci bene, gli infissi stanno bene in un palazzo, ma se non ci sono le fondamenta solide, ecco allora la discussione che è ancora in atto. E ora le fondamenta, si è detto, non stiamo elaborando una bozza di carta costituzionale che so io per la Cina, perché certamente se questo dovesse, e speriamo che lo possano fare presto, anche una volta passata sta burrasca della SARS e altro ancora, perché loro prima ancora che dalla SARS sono stati colpiti, continuano ad essere colpiti da un'arma polmonite tutt'altro che atipica cinese. Vabbè. Comunque, allora, dovendo elaborare una carta costituzionale per la Cina, certamente la storia che ha definito quel popolo, quella civiltà, quell'identità è diversa. Noi no, ecco, perché non possiamo non dirci cristiani? Ma non per compiacere al Papa polacco che è venuto a Roma e da Roma dice non dimentichiamoci. Certo! Lui fa bene a dirlo, ma ogni uomo di buon volere, ben nato, deve sentire il bisogno che in questo affondamento, ecco, della Carta Costituzionale siano poste, individuati espressamente, senza pudore, insomma, no? Quelle che sono le radici che hanno definito la nostra identità. Non una professione di fede. Non si chiede che, no, come lo Statuto Albertino, in nome dell'una indivisa eternità, eccetera, e poi dopo poi erano riconosciuti i regnicoli come sudditi. No, no, come hanno fatto i nostri padri costituenti. Ho qui i principi fondamentali, i padri, l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, non hanno espressamente citato il nome di Dio. Però questi valori che sono stati intitolati principi fondamentali, che danno fondamento, sono quei valori che, a partire dall'antico mondo greco-romano, via via sono stati poi sviluppati e definiti in tutti i loro contenuti dall'incontro del mondo greco, della cultura greco-romana, con l'avvenimento cristiano. Ecco perché tu sei senatore della Repubblica, vabbè, non con responsabilità diretta, ma insomma, sempre l'Abbas, Lorenzo, ecco che siamo tutti disposti, almeno io mi dico, è disposto ad accettare
una riforma della seconda parte della Costituzione, ma se vengono fuori che vogliono rimettere in discussione l'impianto, no, oddio, si farà e farà, sul piacere, ma insomma, Bene, allora, cos'è che nell'ethos europeo è venuto sviluppandosi e arricchendosi dei suoi contenuti nell'incontro, il compito, nell'incontro fra il mondo greco-romano e l'avvenimento cristiano? Come in realtà la fede, pur in mezzo a tante contraddizioni, qui non finiremo mai a parlare male dei preti, di quant'altro ancora, no? Se ci mettiamo, ecco, interrompiamo per un panino e poi riprendiamo. Ma voglio dire, pur andando incontro a tante contraddizioni, cos'è che veramente ha arricchito, sviluppato e arricchito l'ethos, ecco, che definisce l'identità dell'Europa? Io faccio un semplice elenco perché da questa fede che si fa cultura, ma fede che si fa cultura non nelle tornate accademiche di una seppur prestigiosa accademia, ma che si fa cultura spesso nel dramma del martirio, della persecuzione o dell'apostasia anche, perché no? E via via, via via. Paolo che, per non gravare sulle spalle di nessuno, che si guadagna da mangiare facendo il tessitore in casa di due, di marito e moglie, Aquila e Priscilla, che avevano questa azienda, insomma, come si dice, tessuti, tende, vabbè, azienda artigiana. Ora però, allora, la fede che si è fatta cultura intanto ha aperto un orizzonte nuovo circa la divinità. Ha detto, tu sei un prete, devi parlare... No, no, perché qui, vediamoci, che conta è l'andamento della borsa, o che conta è se Bush ha azzeccato la scelta che ha fatto o no, e allora beh. Ma se c'è qualcosa di più profondo che conta nella vita di ciascuno e nelle scelte che si devono fare, ecco allora che non si può prescindere da questo rapporto con la trascendenza, magari per negarlo. Quante ideologie totalitarie nei tempi antichi e ai nostri giorni hanno appunto avuto la pretesa, il progetto semmai, la pretesa, ecco, di instaurare un ordine nuovo a prescindere da Dio. Ecco. Però, ecco, allora, il primo orizzonte che si apre, ecco, la concezione di Dio, non più una concezione antropomorfica di Dio, per cui gli dei dell'Olimpo erano uomo più, ma con tutte le cornificazioni, le libagioni e quant'altro che caratterizzano gli uomini, però più perché avevano il dono dell'immortalità. Ma chi veramente, ecco, giocava il tutto? Questa realtà misteriosa, il fato, la nanca, la moira. E quando alla vigilia del duello, no? Lungo le mura che circondano ancora Troia, Ettore e Achille stanno per scontrarsi, ecco che subito i cappellani di corte, le divinità che accorrono sul monte Ida per intercedere ciascuno per il proprio. E Giove, tocca a dire, se guardiamo un po', non posso fare niente perché il fatto ha già deciso. Era deciso per la morte di Ettore. Ora ecco, questa nuova concezione di Dio, questa concezione personale di Dio, trascendente di Dio, spirituale di Dio, Dio creatore e Dio provvidenza. Non posso spiegare, insomma, perché poi sono concetti che, seppur non condivisi, tutti conosciamo il loro contenuto. Ecco allora perché la storia che poi viene succedendosi dopo la crisi dell'impero romano è una storia, che come compaginano le loro pietre, o i romani avevano costruito,
Eppure le grandi architetture, i piani urbanistici che non erano varati ma erano dentro, vissuti, ecco, come? Avendo questo orizzonte, le cattedrali, i grandi monasteri, il calendario, che non è più secondo lo svolgimento del Cronos, ma del Kairos, il tempo di Dio. La Divina Commedia, le somme prodotte e elaborate con una libertà intellettuale che l'Europa poi non ha più vissuto ancora oggi nelle scuole medievali, insomma, nelle università. È la Divina Commedia, che è la traduzione, diciamo così con una frase rischiata, in poesia delle somme prodotte dal dibattito culturale di Parigi, delle università europee che nascono proprio, ecco, in questo orizzonte, che non è che si faccia come qualcuno insanamente vero, continua a dire il medioevo oscurantista, ma qualcuno ancora, ma allora, ecco, quando noi troviamo il titolo di un'opera, io non so se il ministro Moratti l'abbia tenuto presente o prima ancora il ministro Gentile o quando, ma San Bonaventura, che ha la cattedra vinta non con i compiacimenti dei baroni, ecco, alla cattedra in quel di Parigi, scrivi, intitola De Reconduzione Omnium Artium a Teoria. Tutte le arti, tutto il sapere, questo desiderio di conoscenza che ti impegna che impegna la tua intelligenza per scoprire il senso della terra, le energie che vi sono racchiuse, utilizzare il ma in questo orizzonte che è più alto. La Commedia di Dante è così, no? Ci dice questo. Ed è stato molto bello che in quel di Ravenna ha vissuto un'esperienza recentemente, scandita in 3 anni, il professor Sermondi è... Scusi, potevi evitare, parlare di Dante alla Romana, argomento già trattato, tuttavia. Il professor Sermondi, fra l'altro, un ingegnere, quindi per dire, cioè professionalmente attento ad altre discipline, che ha fatto la lezione continua della Divina Commedia, la prima carica, la seconda e terza, in 3 anni, in quel di San Francesco, la chiesa di Dante, era bella, e la chiesa affollatissima di meno giovani e di giovani. Vabbè. Allora ecco questo nuovo orizzonte, Dio. E in Dio, ecco, la verità dell'uomo. Certo, il mondo greco, l'abbiamo già detto, siamo partiti da questa sottolineatura. Il mondo greco aveva, attraverso la forza del Logos, avevo scoperto tanto dell'uomo. Però tutto quello che era stato scoperto dell'uomo, l'uomo che non è la parte di un tutto, ma una sua unità fondativa, tuttavia era stato scoperto in quanto quell'uomo, non ogni uomo, quell'uomo era cittadino della polis, o semmai poteva dire civis romanus sum dell'impero, ecco. Ora ecco, e qui c'è anche il merito delle filosofie ellenistiche, la riscoperta dell'uomo in sé, che sia Befjordunzenger, che sia il figlio del conte di lo schiavo, l'ha abbandonato dopo pochi giorni, è un uomo. Ecco allora, in questo incontro con l'avvenimento cristiano, si dice, a fondamento del cristianesimo c'è et verbum caro factum est, un bambino per il quale il babbo non ha trovato neanche, non dico una stanza in un albergo 5 stelle, niente, costretto a far partorire sua moglie Maria di Nazareth in una stalla. Tant'era pure le stalle, no, che vediamo oggi, che ci si poteva anche andare a abitare, vabbè. Eppure, ecco, il figlio di Dio,
si è fatto uomo. Paolo Apostolo scrive, ecco la fede che si fa cultura, non c'è più né barbaro né greco, non c'è più né libero né schiavo, non c'è più né donna né uomo, ma siete creature nuove in Cristo Gesù. Oh, non è che questo abbia cambiato di punto in bianco, ma è il fermento che è messo, tu sei giovane, non ricordi, ma quando mamma faceva il pane in casa, la sera, ecco, sul tagliere, una massa di farina, una quantità di farina, e poi un pugno di lievito, poi si andava nanna. Però la mattina dopo papà e mamma si alzavano un po' prima del solito, perché? Ma perché durante la notte la farina è stata fermentata. Ecco come, dice Gesù stesso che ricorre a questa, la fede si è fatta cultura. Nonostante, ripeto ancora una volta, le contraddizioni, gli ostacoli. Per cui noi oggi non solo possiamo fare un elenco dei diritti, ma possiamo parlare di diritti, i diritti dell'uomo, dare quindi una configurazione, un contenuto giuridico a questa espressione, l'uomo, la persona dell'uomo, ma non come benevola concessione di qualcuno, ma perché è iscritto nel profondo dell'essere, ecco la grande scoperta. Verità Alezia, la grande scoperta, è iscritto nel profondo di quella batuffolo, perché un bambino, appena questo ranocchietto appena nato, o che sia un che sia, è un uomo, e ancora oggi, no? Allora e poi sempre, purtroppo, c'è stato chi, o esplicitamente o subdolamente, la stessa cosa, ha messo in discussione, no? Tu sei più uomo di lui, che è un po' meno. Quando poi dopo c'è il discorso, lui addirittura non lo è. Ora, tutto questo è venuto fuori non per pensieri peregrini, ma è venuto codificandosi. E l'Europa lo ha trasmesso, lo deve trasmettere nel dialogo, non imponendolo evidentemente, perché i valori non si impongono, si condividono, si propongono, lo deve proporre a tutta alla storia degli altri continenti. Per cercare di spiegarmi, di capire un po' meglio, sti giorni si dice, vabbè, bisognava far fuori quel figlio di buona donna che è Saddam Hussein, con tutto quello che aveva combinato, eccetera, e restituire portare la democrazia, ma a un certo momento, si tratta di una partita di Coca-Cola o di bere William, l'operazione è abbastanza facile, ma portare la democrazia, intendiamoci cosa intendiamo per democrazia? A partire da quale condizione, da quale cultura? Il mondo islamico ha recepito questo grande valore che è l'uomo? Certo che l'ha recepito, ma anche come un assoluto che conta anche se non si riconosce da un vista religioso in Allah o in chi. Ecco, quando tutta una storia che è venuta evolvendosi, e allora la verità di Dio, la verità dell'uomo, quindi il senso del tempo, il senso del creato, noi oggi ci sappiamo continuamente la bocca, no? Con l'ecologia e sappiamo responsabilmente, dobbiamo affrontare genere. Mi è venuto dire, se per la bocca, una espressione per cui chiedo scusi, insomma, perché spesso sembra di capire che questa preoccupazione non è radicata nel profondo, e come tutto ciò che non è radicato nel profondo ha una breve stagione, la durata di una breve stagione, e cioè la prima. Le fondamenta dell'ecologia, lo ikos, la casa di Dio, che Dio ha voluto e ha voluto per la sua famiglia, l'umanità, è l'inizio della Genesi. I medievali, oscurantisti, superstiziosi, o se, la combina anche lui, è chiaro.
però quando dovevano esprimersi non attraverso l'enciclopedia, ma attraverso queste sume, la Bibbia Pauper, entriamo a... non è la cattedrale, San Marco a Venezia, non è la cattedrale inventata a partire dal 1830, prima era San Pietro di Castello, era la cappella del Doge, del Palazzo Ducale, no? San Marco, ma subito, nel Nartegi, queste cupole, istoriate dal mosaico, cioè, la creazione, poi tutta la storia che si conclude nella cupola più alta, che è la cupola della Pentecoste, la storia, ecco, la fede che si è fatta cultura, che anima tutti i popoli, o se volete anche come l'avevano, anche i uomini del Rinascimento l'avevano ben preciso, e siamo oltre, vero, al Medioevo. L'impianto iconografico della Cappella Sistina, vado un po' così, ma mi affido alla vostra pazienza, l'impianto iconografico della Cappella Sistina. Non si trattava semplicemente di ornare, murales, perché muri... No! Ecco, pur fatto per mani diverse, in epoche diverse, ma insomma, l'istoria salutis, il tempo non più scandito come Cronos, ma come Kairos. Veniamo da, e soltanto se ritorniamo a, non viviamo, e la storia non è vissuta in vano. E allora ecco, tutta l'opera della creazione, la storia che noi diciamo dell'Antico e Nuovo Testamento, l'Antico Mosè, il Nuovo Mosè, ma tutto si conclude nella parete finale. Inizialmente Michelangelo aveva il progetto di affrescarla con la pagina del Vangelo, la trasfigurazione, poi ecco, comunque il giudizio, la trasfigurazione preannuncia quello che è la conclusione. Prima nel battistero di Padova, siamo in epoca appena post-giottesca, giusto in mezzo a voi, ecco che conclude tutto questo suo impianto che sta guardando, togliendo una spirina dopo o qualcosa, perché va bene? Ecco, se hai la pazienza di arrivare, alla fine l'Apocalisse, come la vero è, però, ecco. E in questa temperie, la gente ha continuato a cornificarsi, a trattarsi male, a scagliarsi, però sapendo perché facevano. Per cui il vino era vino e l'acqua era acqua. Adesso, sì, un così nobile consenso, esprimermi in sta maniera, vengono così, Presidente, e se mai un riprotto avrà da farmi, me lo farà. Però ecco, queste erano le fondamenta. Questa era la temperie culturale, per cui l'usuraio e quanti ce n'erano che facevano lo strozzino a Camoia, sì, ci marciava sopra, però Enrico un pezzo, e degli scroventi, quando si è accorto insomma che si era arricchito, ma poi cosa gli avrebbe giovato, no? Allora, no? Quasi atto riparatore, la cappella degli scrolegni, istoriata, frescata, eccetera, eccetera, no? Le cose, ma è certo che erano, però, sono voi. Il pane era il pane, sfornato, profumo, il vino, e chi era costretto a bere l'acqua, però poteva bere l'acqua anche nel fiume. Io l'ho fatto da bambino, poi, guarda oggi, no? Perché l'acqua era acqua, però. Era acqua. Ora, ecco, invece, qui faccio un salto veloce, ecco, oltre, quando siamo inoltrati nell'epoca moderna, la grande avventura della rivoluzione scientifica, ecco, di questo progetto di creare il Regnum Hominis, non in alternativa al Regnum Dei, vediamoci bene, però cos'è che ha prevalso? È l'arroganza dell'uomo di voler essere lui artifex fortune sue, Ennio? Essere lui il forgiatore della sua storia. Sì, la domenica dobbiamo andare a messa, perché sennò dopo il parco o la suocera si va a vedere, però altro è l'esperienza di fede, altro è dovere rendere conto al Domine Dio quando il più tardi possibile si andrà di là, e altro sono gli affari, e altro è il gestire il potere, e altro è l'arte stessa.
Ars gratia artis. Ecco allora che sì, l'Europa viene conoscendo uno sviluppo di conoscenze e di utilizzo delle energie e delle risorse che sono nel creato che non aveva mai conosciuto. Ma intendiamoci bene, non che fossero dei gli uomini del mondo antico o gli uomini del Medioevo o del Rinascimento, che pur avevano questo sguardo contemplativo nei confronti della natura e questo senso di responsabilità nei confronti della storia, non è che fossero stati impediti a ricavare dal creato energie e risorse. E capri! Ingegner Angelo, l'architettura del mondo antico e del Medioevo e non disponevano praticamente del cemento armato e tante risorse, ma non hanno nulla da invidiare all'architettura dei nostri giorni. Quindi non è che non fossero capaci, tirando fuori il ferro dalla terra, dalle miniere, di forgiare quei bei giovanottoni, Così, purtroppo, sono stati visti, sono i bronzi di Riace, o che altro ancora! Però, ecco, c'è una nuova storia, che arricchisce l'uomo, che lo inorgoglisce, perché ormai sì, c'è la morte, ma poi chissà se non riusciremo anche a vincere. Quindi adesso, quel che l'uomo può e deve giocare è ciò che, di cui dispone. E allora, ecco, si delimitano gli orizzonti. Faccio un accenno, ma non posso, non più la cupola, icona del cielo, che dischiude, ma la cupola così valida a Parigi, o che sormonta il palazzo del Parlamento a Washington, che chiude, rinchiude, l'uomo che si è imbozzolato. Imbozzolato sì, è stato capace, sì, sì. Ma è stato capace anche di vivere il XX secolo, che ormai abbiamo alle spalle, facendo ciccia dell'uomo, pur con la pretesa di volerlo valorizzare in tutta la sua dignità e le sue risorse. Ecco le ideologie totalitarie al potere. L'altro giorno, 25 aprile, festa della liberazione, chi è stato più bravo, meno bravo? No, mio Dio, festa della liberazione perché l'Italia, il popolo italiano, ha riscoperto il gusto, il senso, la responsabilità della libertà. Ecco le ideologie totalitarie. Ma quando noi pronunciamo Lager, pronunciamo la parola Gulag, o pulizia etnica, ecco, per dare a modo di flash, un'immagine, è proprio l'inferno. Ecco, allora, l'opposto di ciò che diciamo, ecco, la cattedrale romanica di San Vicinio a Sarsina. Che sciacchezza, che bellezza, che accoglienza, che lode a Dio, che accoglienza e che ospitalità per l'uomo, i più bisognosi, no, che vengono in cerca di conforto. Oppure, ma per organizzare un lager o un gulag, per la poesia etica andavano più alla spincia, insomma, ma occorrevano anche delle conoscenze tecniche. Quando Adolf Eichmann, uno degli artefici, manovolanza, vero, per realizzare il vero olocausto, pizzicato dal portare, insomma, processato, e all'inizio comincia a dire: beh, avrei voluto vedere voi sobbarcarvi a tanto lavoro, cioè rinchiudere milioni e milioni di persone, convogliarli e incanalarli, ma vorrei vedere io, certo, sei solo un fatto tecnico, ma certo, cos'era nel profondo di queste persone, era venuto obnubilandosi, bello, Giacomo, obnubilandosi il concetto di Dio e dell'uomo.
E poi col 25 aprile o primo maggio del 45, non tutto è finito, abbiamo dovuto aspettare ancora altri anni per arrivare. Ma ancora oggi, caduto il muro di Berlino, mi intendete? Ma ancora oggi, ecco, se vogliamo davvero dare fondamenta solide al nostro dirci responsabilmente gentes europeenses, ecco, allora dobbiamo recuperare le nostre radici, questa identità che è una storia spesso travagliata e dolorosa ha saputo forgiare. Ecco perché non pensare ai padri fondatori dell'Europa. Terminata la guerra, l'ultima guerra mondiale, ecco, uomini a cui è stata data dai loro concittadini la responsabilità della ricostruzione dei loro paesi devastati, sì, dalla guerra, ma soprattutto devastati nel profondo, dirò, dalle ideologie totalitarie. Konrad Adenauer in Germania, Robert Schuman in Francia, Alcide De Gasperi in Italia. Io aggiungerei anche Alfiero Spinelli e tanti altri, che volendo ricostruire i loro paesi così distrutti e nel profondo anche, hanno capito che bisognava tornare indietro. Ecco perché hanno sognato e hanno voluto l'Unione Europea, che non deve essere, come dire, l'operazione, non potrà mai essere l'operazione di omologazione di grandi industrie che si mettono assieme per vincere la concorrenza degli altri, ma sarà un incontro dove ciascun popolo, ciascuna nazione potrà e dovrà esprimere la ricchezza della propria identità, non per un atteggiamento di superiorità, ma perché tutto sia condiviso affinché la grande casa comune possa essere veramente una casa che accoglie i suoi abitanti, disposta anche ad accogliere chi viene a bussare cercando ospitalità. Ma hanno potuto grande casa comune, non un albergo, dove al massimo il portiere ti chiede la carta d'identità, perché questo è richiesto dalle autorità di polizia. No, no, tu vieni, magari sei venuto troppo fretta a bussare, e certo che ti accolgo, ma io, chi ti accoglie non è il portiere che è stipendiato dalla catena del Hilton o che ha. Noi, ecco, questa è la nostra storia, questa è la nostra identità. Vieni tra noi, di a noi qual è la tua storia, la tua identità. E certamente non potrai avere la pretesa per avere una stanza per te e la tua famiglia che noi abbattiamo tutta la nostra casa. Aggiungeremo una stanza perché anche tu abbia a convivere i tuoi figli con i nostri figli, convivere con noi. Beh, ringraziamo Don Piero quello che ci ha detto, per il modo anche che ce l'ha detto, così appassionato e divertente la sua volta. E secondo me ha trattato quello che deve essere la fisionomia della futura Europa. Adesso apro la discussione, che non sarà facile, immagino, ma comunque qualcuno, ecco, bravo, vieni qua. Buongiorno, mi chiamo Carlo Ferreri. Chiaramente me l'aspettavo che lei sarebbe andato a finire, partendo dai persiani, alla comunità
alla nuova Carta Comunitaria Europea, dove c'è appunto questo dibattito, se inserire o meno il riferimento alla matrice cristiana dell'Europa o meno, come è stato almeno nella vostra fatta, quindi è stata ignorata. Perché ovviamente il cristianesimo, come ha ribadito da ultimo, è il rispetto delle identità culturali, il rispetto della persona, l'uomo visto come persona, quindi i diritti dell'uomo, l'uomo come persona, quindi le sue credenze, i suoi diritti. Allora abbiamo visto i persiani venivano solo attraverso l'Anatolia. Oggi lì, proprio il rispetto alla persona, e io sono anche con le nuove immigrazioni, quando si è deciso di dire accoglienza, diritto a accogliere, perché tutta una questione umanitaria, si è perso di vista il problema del governo dell'immigrazione, quindi della scelta dell'immigrazione, che di fatto la mancanza del governo dell'immigrazione è un'omissione in atti d'ufficio, se vogliamo, da parte del governo, no? Perché un conto sono i principi generali e un conto è l'applicazione pratica dei medesimi. Allora, noi abbiamo visto che in Francia ci sono circa 6 milioni di musulmani. In Berlino c'è virtualmente la più grande città turca fuori dalla Turchia. In Italia proliferare di moschee, a me sta bene, basta che uno non voglia imporre il suo punto di vista ad altri. La Turchia, secondo me, con una compromessa improvvide, diventerà, col tempo che è stato promesso, membro della comunità, non un qualcosa, una nazione associata, un membro della comunità, uno Stato islamico, rispettabilissimo perché c'è il governo democratico, eccetera, uno Stato islamico a cui c'è attualmente un partito confessionale, almeno nominalmente al potere. Che poi dopo c'è il problema che come si farà a dir di no alla Russia e altre cose, con che anche visto il peso politico se l'Europa diverrà qualcos'altro. Noi sappiamo che quando si vuole riaffermare l'Europa, le connotazioni e l'origine cristiana dell'Europa, lo si vuole evidenziare proprio quando questi si sentono fortemente in pericolo, quando non facilmente difendibili. Allora io dico, quando dovrà entrare, e dovrà entrare la Turchia, con tutti questi musulmani, a volere imporre connotazioni, l'origine, eccetera, e connotazioni cristiane, a questo punto non è, io invece sono per una difesa di una certa non sciovinista, di una certa omogeneità culturale acquisita tramite guerre, sofferenze, secoli, eccetera. A questo punto non è un po' in contraddizione, e diciamo, non è una cosa che un principio che rimane sulla carta, ma che poi si vuole imporre a degli altri che a quel punto faranno legittima parte di questo insieme di nazioni. E che però ovviamente non potranno condividere quelli che sono questi principi, questi richiami, perché loro non fanno parte e non li sentono proprio. A questo punto non c'è diciamo il rispetto di quelle persone e di quelle nazioni, e quindi la cosa risulta indifendibile, e questo penso che sia Giscard d'Estaing abbia tenuto presente questo fatto di queste evoluzioni o involuzioni nella configurazione del tessuto sociale dell'Europa attuale e di quella che si prospetterà nel futuro. Grazie. Scusa, Presidente, preferirei la ringrazio perché probabilmente io, così anche nella foga, non sono stato sufficientemente chiaro. Nel dialogo che ci fa incontrare, perché se non c'è il dialogo c'è lo scontro. Ed è inutile chiudere porte, portoni e cancelli, perché abbiamo già visto anche ultimamente com'è facile con una spallata buttare giù tutto. E chi viene buttando giù la porta, dopo evidentemente non ha nessuna voglia di dialogare. Comunque dico, il dialogo non in nome della nostra fede, ma in nome di quei valori che noi, che ci definiscono come gentes europeenses, la buttiamo là così per darci un po' di tono, in nome di quei valori che l'Europa ha scoperto nella luce della fede.
Ecco perché ho insistito molto nel dire, nel citare l'appello di Benedetto Croce, perché non possiamo non dirci cristiani. Lui non era credente, ma si appellava a quei valori che l'Europa ha maturato, ha scoperto, ha maturato attraverso questa storia, che è la sua storia, insomma, che è una storia che è stata segnata dalla evangelizzazione e quindi dalla tradizione cristiana. Per cui oggi si dice, per cui l'identità di un centro storico, oggi vengono valorizzati, eccetera, eccetera. Io nella mia piccola vado con i barbari perché devo attraversare il Rubicone, anche quello di Carigene, fino a Mando Cesena, e allora ecco che il centro storico di Cesena, cos'è che dà identità alla mia città, alla nostra città, insomma, a Cesena? Se io con un'operazione dal Mandrake togliessi via la cattedrale e la biblioteca malatestiana, dicono, sarebbe come se io togliessi gli occhi, mio Dio, vero, a una bella signora. Può essere bella quanto volete, ma non è più identificabile. Ecco, allora, non in nome della fede, ma in nome di quei valori che ci definiscono. Per cui c'è in gioco, in questo dialogo, non tanto il chador, si dice così, vero? Il velo non velo. No, su questo si va. O che so io. Ancora il giorno festivo, il venerdì, anziché domenica. Ma la concezione dell'uomo, la dignità della donna, l'identità della famiglia, la distinzione fra l'esperienza politica, le responsabilità politiche e lo Stato, che non può non essere che laico. E lo diciamo noi, che abbiamo, noi di tradizione cristiana, che abbiamo scoperto la laicità dello Stato fin dagli inizi, perché Gesù dice quel che è di Cesare a Cesare e quel che è di Dio a Dio. Poi dopo tutta la nostra storia, per colpa dei governanti e noi preti, poi ci siamo lasciati ben volentieri coinvolgere, e vuoi, dico Costantino per capirci, o vuoi con l'assolutismo imperiale di Bisanzio, abbiamo vissuto una storia che spesso è stata, come dire, fonte di equivoco. Ma oggi l'abbiamo finalmente riscoperto, grazie anche, non ho potuto parlare, a quella ondata, a quella pretesa di ordine nuovo che è stata la Rivoluzione Francese. Ne avranno reso conto a Dio coloro che hanno fatto scempio della nostra identità, però, siccome da credenti diciamo che non tutto il male deve nuocere, l'Europa, noi, ecco, abbiamo riscoperto, per esempio, la laicità dello Stato, proprio grazie anche, però, all'avventura, alla Rivoluzione Francese e all'esportazione che ne ha fatto con tanta violenza il prepotente di turno, Napoleone Bonaparte. Quindi in nome di quei valori che non possono essere rinunciati, insomma. A cui si potrà, ecco, allora, nel dialogo, ma non, ecco, se noi pensiamo, ecco, nel passato, nello scontro con i turchi, perché ormai erano loro, nel crociato, forse non sempre, qui si potrebbe dire, comunque mettiamo anche i crociati, ecco, difendere l'identità dell'Europa con le armi. Francesco d'Assisi, che pure è ben compenetrato dell'identità europea, no? Eppure, ecco, va a dialogare col sultano, quei risultati che ha avuto, però. Altri, se chiede la parola.